Allora vi anticipo subito che a differenza del seminario che aveva tenuto Zeno, il discorso che farò non sarà affatto un discorso arioso. Anzi, voleremo bassissimo, anzi, andremo sottoterra. Nel senso che oggi vorrei soprattutto concentrarmi su alcuni consigli eminentemente pratici per cercare di individuare e circoscrivere la base documentaria di una voce del trio, in particolare a partire dalla lemmatizzazione, ma anche ovviamente utilizzando la ricerca per forme. Ovviamente queste non sono pratiche che sono per forza le migliori, sono anzi, diciamo, sono alcune proposte. Anzi, mi piacerebbe che durante l'intervento, se qualcuno ha da avanzare, diciamo, altre tecniche, altri usi con i quali nel tempo si è trovato a proprio agio e ha trovato utilità, insomma, nell'applicare queste tecniche, di intervenire, di interrompermi e di segnalare, insomma, le proprie abitudini. Altra cosa, ovviamente, l'esposizione sarà frammentaria. Quindi non procederò in maniera del tutto ordinata e quindi mi scuso in anticipo. Tuttavia vorrei che durante il seminario si riconoscessero almeno tre motivi conduttori. Allora, il primo riguarda, diciamo, come appunto si possono interrogare gli strumenti dell'OVI, in primo luogo GattoWeb. E noi adesso, voi conoscete ovviamente GattoWeb, negli ultimi tempi sono state fatte anche alcune migliorie da parte di Andrea, in particolare per quanto riguarda la visualizzazione nei contesti multipli, dove potrete notare che da un po' si riesce a visualizzare anche il lemma. Devo selezionare, scusate, si riesce anche a visualizzare il lemma nella pagina dei contesti multipli. Altro elemento molto importante è il collegamento che è stato inserito nella scheda bibliografica alla scheda BTV, che è l'altra grande novità degli ultimi tempi nel set degli strumenti messi a disposizione dell'OVI, vale a dire la bibliografia dei testi volgari fatta da Salvatore Arcidiacono all'interno del sistema Pluto, che è un sistema più ampio che è destinato a gestire, diciamo, tutte le tappe tutti gli ingranaggi, diciamo, del sistema Clio. Allora, come è fatta la scheda bibliografica? Ovviamente voi è organizzata sostanzialmente in tre aree. La prima in cui è che riguarda il titolo e la cronologia e la localizzazione con alcune note. A destra l'edizione di riferimento e poi in basso ci sono, diciamo, gli elementi, quelli che sono più utili per un redattore, la collocazione nel corpus, la data di immissione e la collocazione interna. In basso, quando compare, c'è anche il link alla documentazione filologica, che è particolarmente utile soprattutto quando, cioè non in questo caso, doveste vagliare il tipo di edizione
che state consultando. Faccio un esempio che conoscete benissimo. Della Mascalcia Sabina, già se volete farvi un'idea della qualità dell'edizione, basta che clicchiate sulla documentazione filologica e vedrete tutti gli interventi che sono stati fatti nel Filgata, e questo insomma vi dà anche una mano nella valutazione dell'edizione. L'altro strumento che si è aggiunto in questo caso grazie alla pandemia, fatto da Andrea, è lo Smart Office, che è uno strumento di cui ho l'impressione che non sia ancora sfruttato a sufficienza. In particolare vi segnalo l'utilità della funzione cerca. E qui se per esempio cercate esempio Castellani, riuscite a recuperare insomma un po' di materiali che vi possono essere utili. Allora è organizzato vi parlo solo della cartella relativa ai file comuni. Allora, le cartelle che vi interessano di più sono queste, le fonti del Clio, Lessici, Edizioni Studi e poi anche i materiali vari sulla redazione. Le fonti del Clio sono organizzate esattamente come lo scaffale che vedete alle mie spalle, che vedevate alle mie spalle, quindi citati, gli estratti. E i testi del corpus OVI, cioè quelli che non sono inclusi nel corpus Clio. Ovviamente non sono ancora, le cartelle non sono ancora esaustive, ma piano piano implementiamo queste cartelle. Allora, torno alla presentazione. L'altro punto su cui, insomma, a cui ricorreremo spesso è l'allematizzazione. Allora, negli ultimi tempi abbiamo diffuso alcuni documenti interni, le note per l'allematizzazione, le note per la redazione di Elena. E ultimamente si è aggiunto anche il libro bianco della lemmatizzazione che ho riletto per questo seminario e torno a invitarvi a leggerlo, nel senso che penso che sia utile spendere un po' di tempo per provare a entrare in questo sistema da un punto di vista che è diverso da quello del redattore, perché il libro bianco è pensato per insegnare a un lemmatizzatore che parte da zero come si lemmatizza un testo del corpus Clio. Però all'interno delle istruzioni che vengono date ci sono esempi soprattutto che permettono, secondo me, di darvi una mano nel lavoro viceversa di redazione. Infine poi c'è appunto il discorso su come muoversi fra la base documentaria costituita dai corpora, la tradizione lessicografica e ovviamente le questioni etimologiche che sono sottese alla distribuzione dei lemmi nel corpus Clio. E alle voci del Clio. Allora, ovviamente voi conoscete i due principali contenitori per la redazione del Clio, il principale, il corpus Clio per il vocabolario, che è il corpus lemmatizzato, e il corpus OVI,
che negli ultimi anni è diventato un grande contenitore che mira a contenere, diciamo, tutta la documentazione italiana antica, raccogliendo anche i corpora satelliti che negli anni precedenti erano stati creati, il Corpus Divo, il Corpus Lirio, eccetera. Ma non è pensato specificamente per la redazione del Clio. Negli ultimi anni ci sono stati degli aggiornamenti importanti a livello di nuovi testi che sono stati inseriti e di edizioni che sono state aggiornate e quindi sostituite nel corpus. Quali sono le conseguenze sulla redazione? Ecco, una prima cosa da dire è che il redattore, proprio a causa dell'aggiornamento cospicuo che è in corso, non deve affannarsi a cercare di aggiornare le voci perché l'aggiornamento non è fattibile. Per il redattore fa fede alla data di redazione della voce. Che si riferisce allo stato del corpus quando il redattore ha effettivamente redatto la propria voce. Ora, nella scheda bibliografica spesso trovate, spesso di regola trovate le indicazioni su quando un testo è entrato. Faccio l'esempio, per esempio, per l'ultimo rinnovo del corpus. Abbiamo sostituito la cronica di Dino Compagni inserendo l'edizione Cappi al posto dell'edizione di Isidoro Del Lungo. Ecco qui. Nel campo note trovate sempre un'indicazione, così come nella data di immissione trovate il dato relativo a quando il testo è entrato. Allora, passiamo poi al corpus ovi. Allora, e per isolare nel corpus ovi i testi che non sono presenti nel corpus Clio, c'è una possibilità, nel senso che se c'è la possibilità di impostare un sottocorpus con i soli testi, allora andate in altre funzioni, definizioni di sottocorpora, poi nel campo titolo abbreviato digitate asterisco F, che sta per fuori corpus, spazio asterisco. Se operate una nuova selezione, otterrete il sottocorpus dei soli testi che non sono inclusi del corpus ovi che non sono inclusi nel corpus Clio. Allora va inserito l'asterisco all'inizio perché abbiamo un solo testo che è il volgarizzamento di Piero De Crescenzi che compare con la stringa uncinate F. E quindi è la ragione per cui bisogna inserire. Ecco qua, vedete che sono i testi sono diventati 222. Bisogna inserire anche l'asterisco all'inizio. Allora, questo ovviamente può essere una tecnica per consultare più rapidamente il corpus ovi al fine della redazione delle voci del Clio. Va detto tuttavia, ecco, queste sono le statistiche, il corpus si tratta quindi di un sottocorpus di circa 6 milioni di occorrenze. Va detto tuttavia che io non consiglierei mai a un redattore di utilizzare questa tecnica perché è molto utile fare la sola ricerca per forme nel corpus ovi, perché questo molto spesso permette di
vedere cose che magari nel corpus Leo, in cui ci si fonda soprattutto sulla ricerca per Lemin, non si riesce a vedere. E, altra cosa sul corpus OVI, voi sapete che è consultabile anche per Lemmi muti. Allora, i Lemmi muti sono utili per la redazione? No, perché? Per due ragioni. Allora, la prima è che ovviamente, non essendo lemmatizzato il corpus OVI, tutto il rumore che la lemmatizzazione in parte abbatte rimane. Se noi per esempio cerchiamo lemma pianto, puntiamo mostra forme lemmi muti, avviamo la ricerca, selezioniamo tutto, copiamo in accumulatore, poi nel caso dei lemmi muti bisogna sempre ricordarsi di spuntare anche su non lemmatizzate, perché altrimenti ovviamente, non essendo il corpus lemmatizzato, il risultato sarà nessuna occorrenza trovata, e anzi, anziché cercare una sola tutte le forme, ne cerchiamo solo una. Allora, nel caso di Piangi, forma associata all'emmo pianto, voi vedete che in realtà quasi tutte le forme sono in realtà associate ad un altro lemma, cioè il verbo piangere. In realtà c'è solo un contesto che troviamo in un testo bergamasco, tra l'altro entrato di recente, in cui compare, eccolo qua, un contesto che effettivamente in linea di principio è da associare al lemma pianto. L'altra ragione per cui il corpus OVI non è consigliabile consultarlo per lemmi muti è dato da questo dato: il numero delle forme, nel senso che il corpus TLIO contiene poco più di 480.000 forme. Il corpus OVI ne contiene 540.000. Questo vuol dire che una forma su sette nel corpus OVI è una forma mai lemmatizzata. Questo è solo un calcolo sulle forme. Dovete immaginare tutte le altre associazioni forma-lemma nascoste presenti nel corpus OVI. Vengo ora a un breve punto sull'integrazione dei corpora satelliti. Allora, questo è il documento aggiornato che trovate anche nello Smart Office, nella cartella del gruppo vocabolario. Allora, il corpus DIVO, che era il corpus più significativo da un punto di vista quantitativo, è stato quasi completamente integrato nel corpus OVI. Sono rimasti esclusi soltanto i testi che vedete, che corrispondono per lo più a lavori a lavori che sono ancora in corso, e quindi non era il caso di inserirli nel corpus TLIO OVI. Il corpus DIVO è utile soprattutto ai fini della redazione oggi per due ragioni. Il primo, ovviamente, nel caso dei testi associati del corpus TLIO, per poter consultare il testo associato nei casi dei volgarizzamenti dei classici. Il corpus DIVO ha il testo associato solo per le opere del latino classico, quindi ci si ferma al secondo secolo d.C.
L'altra ragione per cui può essere utile la consultazione del corpo ostivo è la presenza di alcune edizioni alternative. E non sono tantissime, però ce ne sono alcune di significative. Faccio un esempio che è stato spesso fatto per indicare l'utilità di una consultazione alternativa del corpus DIVO. Prendiamo per esempio la forma qui. Che nel allora corpus TLIO è presente secondo l'edizione Tassi, eccolo qui, lo vedete nella scheda bibliografica, e notate che nel campo note c'è un'annotazione, altra edizione nel corpus DIVO, fondata sullo stesso manoscritto base dell'edizione Tassi, ma più conservativa. Allora, nel corpus DIVO possiamo verificare la bontà dell'edizione Tassi. Allora, qui ovviamente, essendo un'edizione diversa, essendo un'edizione conservativa e quindi con criteri di trascrizione diversi, bisogna cercare una forma, diciamo, che possa essere presente anche nell'edizione del corpus DIVO. Allora, apriamo il corpus DIVO, magari impostiamo un sottocorpus. Ricerche per contesti, selezioniamo il sottocorpus, magari inseriamo Vinci ecco qui. Allora, cerchiamo il contesto relativo, è il contesto 2, e qui notiamo, vi consiglio sempre nel caso, quando si consulta un testo con testi associati, di attivare la visualizzazione a brani associati, perché vi permette di raffrontare in modo, nel modo corretto i brani. E quindi qui possiamo notare che la lezione è diversa, il gioco dei buoi posa i cavalli, in cui evidentemente possiamo ricostruire il fatto che l'edizione Tassi aveva evidentemente corretto ex fonte il latino equis, mentre il volgarizzatore aveva preso gli equis per cavalli anziché per gli equi. Allora, l'ultimo punto, anzi il penultimo, riguarda la BTV. Allora, di nuovo sulla BTV vi esorto a fare segnalazioni, nel caso in cui trovaste errori, di segnalarmeli, e di segnalare le eventuali nuove acquisizioni di testi e anche i complementi bibliografici che possono essere utili per l'interpretazione dei contesti del testo. Allora, per quanto riguarda il tema di fuori corpus, perché spesso succede che mi si chieda, ma come si fa a inserire un fuori corpus? Allora, non cambia assolutamente nulla rispetto alle procedure del passato, nel senso che quando avete un fuori corpus nuovo che non trovate nella BTV, va inserita l'annotazione nel file di redazione e Paolo poi mi contatterà per l'inserimento della scheda. Ora,
sull'inserimento dei nuovi fuori corpus, io non posso che ripetere quello che ripeto praticamente sempre, e cioè che quando inseriamo un fuori corpus di prima mano, cioè con la F grande, il redattore non si prende solo la responsabilità di citare correttamente l'esempio, ma soprattutto si prende la responsabilità sui metadati di quel testo. Per cui quando si propone un nuovo inserimento di un testo, il redattore deve anche cercare di farsi un'idea chiara e di condurre una piccola ricerca sul testo che intende segnalare per l'inclusione nella BTV. L'ultimo punto riguarda il corpus trio storico che ormai da tempo è stato, diciamo, fa parte dei corpora dell'OVI, che però non è consultabile direttamente dalla pagina dei corpora, ma è consultabile soltanto a partire dalle voci del trio. Se per esempio cerchiamo la parola consorte e clicchiamo sul gattino e lanciamo la ricerca su Gatto Web, questa ricerca viene lanciata sul corpus trio storico, che contiene tutte le tutte le citazioni degli esempi del trio, sia comprendendo il corpus trio, ma anche i testi che nel frattempo sono stati sostituiti e quindi non sono più consultabili o sono stati direttamente eliminati. I testi che sono stati eliminati figurano sempre con il dollaro all'inizio dell'abbreviazione titolo. I testi possono essere casi, possono essere testi che sono stati sostituiti, edizioni, il caso di Albertano, che era consultabile a suo tempo dalla tesi di laurea di Francesca Faleri, che è stato sostituito dalla nuova edizione che è uscita nel bollettino, o ci possono essere casi in cui, il caso di Cecco Angiolieri, in cui l'edizione è rimasta la stessa, ma sono stati fatti dei cambiamenti nel Filgat. Nel caso di Cecco Angiolieri è cambiata la consistenza, nel senso che sono stati sottratti alcuni testi all'edizione Marti, perché nel frattempo sono usciti i testi di Cecco Angiolieri in corrispondenza con Dante nell'edizione De Robertis. Questo ovviamente ha delle conseguenze anche sul trio, perché vi faccio notare per esempio il caso della voce Moreggiare, è un fuori corpus che è stato redatto di recente da Giuseppe Zarra e sull'edizione che era stata sostituita. Il commento di Jacopo Alighieri all'Inferno, che dal 2019 è stato sostituito definitivamente dall'edizione Bell'Omo. Precedentemente le due edizioni convivevano nel corpus e oggi troviamo solo l'edizione Bell'Omo, per cui il corpus trio storico corrisponde anche alla necessità di dare conto del fatto che se un utente vuole cercare il contesto di la voce Moreggiare, lo trova nel corpus trio storico. Per quanto riguarda i fuori corpus, vi ricordo sempre la necessità di controllare
di non citare esempi, faccio il caso di Pietare 2, lo stesso che Compatire. Quando si cita un fuoricorpus, in questo caso si tratta di un testo del Corpus Lirio, bisogna sempre chiedersi, ma il testo che sto citando per caso non è presente nel Corpus Lirio da altra edizione? Ecco, in questo caso lo era e va aggiunta la notazione, l'edizione inclusa nel corpus legge Pietate in luogo di Pietare. Bene, allora adesso invece entriamo un po' nel discorso relativo alla documentazione. Ecco qui. Allora, il Tlio non è un dizionario etimologico, ma come sapete, quotidianamente affrontiamo questioni etimologiche. E per la distinzione dei lemmi e delle entrate fa fede l'indicazione contenuta nelle norme di redazione. Di regola ogni etimo distinto genera un'entrata lessicale e ogni entrata lessicale raccoglie tutti gli esiti dello stesso etimo. Gli allotropi danno luogo ad entrate lessicali distinte, le varianti diatopiche si raccolgono sotto la stessa entrata lessicale. La distinzione fra le due categorie, che hanno zone di sovrapposizione, si effettua caso per caso e vedremo ora degli esempi. Allora, quindi abbiamo degli allotropi, dal latino misculare, si sono prodotti due allotropi nell'italiano moderno e antico, mescolare e mischiare, le voci si fanno due lemmi e due voci. Nel caso di continuatori, per esempio, del latino vendicare, se esistono delle trafile per cui un lemma viene direttamente dal latino, è il caso di vendicare, e un altro invece è introdotto per prestito, è il caso di vengiare dal francese venger, dal provenzale vengiarra. Anche in questo caso si fanno due lemmi e quindi due entrate distinte. Tuttavia è molto frequente trovare quelle zone di sovrapposizione in cui o la distinzione fra gli allotropi è problematica, o in qualche caso addirittura voci che hanno etimo distinto in realtà si accorpano perché in superficie producono lo stesso esito e quindi nella documentazione italiana antica non è possibile distinguere con chiarezza fra i due lemmi. Primo esempio è quello del latino clarus, che nel Tlio e nella lemmatizzazione, vi faccio solo l'esempio. Nel Tlio la voce chiaro accorpa, vediamo nella lista delle forme, tanto le forme con l'esito palatalizzato quanto le forme con l'esito conservativo. Perché? Perché in alcuni casi certamente si tratterà di latinismi nei testi toscani, ma nel caso, per esempio, dei testi settentrionali, l'esito cl può nascondere già un esito palatalizzato. Vediamo qui, per esempio, l'esempio di Giacomino da Verona, clare più che le stelle alte. Il caso di rimprovero è interessante perché fa vedere quello a cui accennavo proprio poco fa, e cioè il fenomeno per cui
uno stesso, due lemmi, rimprovero e rimproverio, producono in superficie forme che non si possono distinguere con sicurezza e di conseguenza è necessario accorpare i due lemmi che in linea di principio appartengono a due, dovrebbero appartenere a due lemmi distinti, cioè rimprovero da rimproverare e rimproverio da re più improperio. Ma che nella documentazione, appunto, nel caso di forme del tipo rimprovero o rimprovero, in realtà non si possono distinguere. Scusate, c'è ancora talpa. Sono stato una talpa. Torniamo ad accumulatore, deselezioniamo talpa e inseriamo non le matizzate. Ecco qui. L'esempio più evidente è quello di Dante, in cui l'editore ha segnalato che si tratta in realtà, come ci conferma la metrica, di una forma di rimproverio e non di rimprovero. Altre volte lo stesso editore, per esempio qui Cesare Segre nel libro dei Vizi e delle Virtù di Bono Giamboni, utilizza l'icona a accento circonflesso, ma in altri casi il plurale rimproveri non è, per esempio qui, cioè non è distinto. In questo caso è stato necessario accorpare la documentazione sotto un lemma unico. Ci sono poi altri casi in cui nell'italiano moderno sono arrivati due allotropi, è il caso di patrono e padrone. Entrambi vengono dal latino patronus, ma nella documentazione italiana antica non sono in realtà ancora pienamente distinguibili. Allora, in questi casi è stato necessario procedere per una distinzione su base semantica. Andiamo a prendere le voci, patrono e padrone. Allora, l'etimo ovviamente è patronus e padrone, eccolo qui. Lo stesso etimo, patronus. In questi casi come si è proceduto? Si è proceduto su base semantica con una notazione che dà conto di ciò che si è fatto. A questa altezza cronologica i due allotropi non sono associabili con nettezza a significati distinti. Alla luce di alcune tendenze alla distinzione, riconoscibili secondo gradi differenti nelle diverse aree linguistiche, soprattutto della tradizione lessicografica dell'italiano moderno, per cui patrono ha fondamentalmente alcuni significati che sono appunto il patrono nell'antica Roma, nel significato 1. Il santo patrono nel significato 2 e il titolare di diritti e di benefici di un protettore laico di un ente ecclesiastico nel significato 3, e si è separata la documentazione secondo appunto i significati, pur con l'inevitabile presenza di aree semantiche di stretta contiguità fra le due voci. Quindi nella documentazione, per esempio, e troveremo che la forma, passo alla ricerca per forme, alla forma patroni sono associati più lemmi, sia padrone che patrono.
seconda del significato. Ecco qui. Padrone e patrono. Patrone è un'altra cosa di cui non ci occupiamo. Quindi, un redattore quando redige una voce, la prima cosa che deve fare è chiedersi se tutte le forme che sono nello 01 della sua voce corrispondono alla proposta etimologica avanzata nello 02. Facciamo l'esempio di nuvola. Allora, l'etimo è latino parlato nubula. Se noi consultiamo la lista delle forme, allora troviamo senza dubbio delle forme che sono che provengono dal latino nubula, ma ce ne sono delle altre, quelle con vocalismo, con vocale palatale, nevola, nevole, eccetera, anche con dittongo, nievola, che non possono derivare dal latino nubula, ma che proverranno viceversa dal latino nebula. Allora, in questi casi ovviamente significa che abbiamo che c'è un problema. Questa sistemazione deve essere giustificata e potrà essere giustificata, per esempio, su base semantica, ma bisognerà avvertire da qualche parte che le forme del tipo nevola, nievola provengono dal latino nebula e non dal latino nubula. Vediamo qui, cioè, facendo la ricerca sul gattino, qualche altro problema relativo alla a nuvola. Allora, volevo parlarvi di due problemi. Allora, il primo riguarda questo lemma che è sbagliato perché presenta un disambiguatore famosi disambiguatori inutili, ma che allo stesso tempo a volte individuano anche un problema alla base del contesto. E l'altro problema riguarda questa doppia lemmatizzazione a fronte della forma nuvola, che è lemmatizzata sia nuvola che nuvolo. Allora, partiamo prima dal problema di nuvola o nuvolo. Allora, qui non serve mettere non lemmatizzate perché siamo all'interno di una ricerca per forme. Allora, qui abbiamo un caso in cui evidentemente il lemmatizzatore di Angelo di Capua si è posto il problema, ma questa forma Nivuli in siciliano, giustamente, è nuvola o è nuvolo? Ha risolto il problema, diciamo, lemmatizzando nuvola, ma aggiungendo in disambiguatore il dubbio. Noi ora cercheremo di capire se abbiamo come fare per cercare di rispondere alla domanda se nivuli e nuvuli sono da riferire al lemma nuvola o nuvolo. Allora, conviene andare nel corpus Tlio.
definire il sottocorpus con il solo angelo di Capua per cercare di vedere se esistono altre occorrenze dell'ema nuvola o nuvolo e capire come se le forme del plurale si possono incasellare. Facciamo una ricerca ampia. Nel solo angelo di Capua. Selezioniamo le forme che ci interessano. Abbiamo nebula, una forma singolare nivula per nuvola, le forme plurali che sono dubbie e quelle con nuvoli. Copiamo in accumulatore e vediamo cosa succede. Allora, se esaminiamo la documentazione, troviamo questo contesto in cui il volgarizzatore ha usato nivula, di conseguenza le forme al plurale si lasciano interpretare più economicamente come plurali di nuvola e non di nuvolo. Facciamo un passo in più perché magari abbiamo qualche dubbio e magari vogliamo leggere siccome Angelo di Capua è un volgarizzamento, leggere il testo di partenza, cosa traduceva Angelo di Capua. Allora, utilizziamo la bibliografia dei volgarizzamenti, a partire da Tutto sul Trio, cerchiamo l'opera latina di partenza, l'Eneide, troviamo Angelo di Capua, qui raccogliamo i dati e veniamo a sapere, nel caso in cui non lo sapessimo, che la redazione siciliana dipende dal volgarizzamento, dalla compilazione toscana attribuita un tempo a Lancia. Allora, andiamo nel corpus Divo. Impostiamo un sottocorpus sempre per il volgarizzamento di Angelo di Capua. E cerchiamo Io avrei messo un asterisco anche al posto della U, se ci fosse nuvoli. Sì, ma noi stiamo cercando specificamente quel contesto. Ok. Cioè stiamo facendo la ricerca per capire, per riuscire a recuperare il testo volgare di partenza. Allora, apriamo il contesto singolo, come sempre. Lo visualizziamo a brani associati e vediamo che nuvoli corrisponde a circumdata nimbo. Allora andiamo nel corpus clavo, che è il corpus per i testi di traduzione in cui si può consultare il testo di partenza e nel testo associato il testo volgare. Abbiamo la stringa circumdata nimbo, contesti, e qui ritroviamo i diversi volgarizzamenti che hanno tradotto questo sintagma virgiliano.
Il volgarizzamento che ci interessa è il primo, l'Eneide compilata. La apriamo e vediamo che nel volgarizzamento, nella compilazione toscana, era involta in una nuvola. Ovviamente questo non è un elemento dirimente per decidere se il contesto di nuvoli era nuvola o nuvolo, ma comunque aggiunge un elemento e volevo farvi vedere come si fa a recuperare anche nel caso, per esempio, di una di Angelo di Capua, la traduzione corrispondente toscana passando attraverso il corpus clavo. Torniamo ora. Diego, posso? Suscitato la possibilità di intervenire nel caso di esperienze diverse? Posso? Sì, certo. O facciamo alla fine? Come no, vuoi? No, adesso, perché io sono già stanco. No, niente, era giusto per una piccolissima chiosa. Siccome mi sono occupato di questa voce in sede di revisione, ho fatto esattamente, mi sono posto anch'io il problema di verificare se quei casi siciliani si fondassero, sempre tenendo fede sul fatto che chi ha fatto la lemmatizzazione l'ha fatta bene, ma insomma per ricontrollarla. E ho fatto un'operazione un po' diversa però. Sono andato a vedermi non solo nel singolo autore, ma nei nostri testi siciliani, se i singolari rimandano più a nuvolo o più a nuvola. E nella stragrande maggioranza dei casi, non vorrei dire in tutti i casi perché non ne sono più sicuro, è passato del tempo, ma posso ricordare che nella stragrande maggioranza dei casi, per essere prudente, la forma del singolare è nuvola. Quindi di fatto la forma base del siciliano sembrerebbe essere nuvola e non nuvolo. E su questo mi ero basato per stabilire che c'è una maggiore probabilità che quei nivuli fossero più facilmente nuvole e non nuvoli. Giusto per dare per vedere che le strade possono essere molte, ma in questo caso felice, portano due strade diverse, portano a una stessa meta. Ecco. Sì, quindi abbiamo risolto la lemmatizzazione che era erronea, fondamentalmente, nel senso che effettivamente il dubbio che era legittimo, però si poteva risolvere. Io ho fatto vedere una strada che è focalizzata sul testo singolo. Zeno ci ha parlato invece di una considerazione generale dei due lemmi in siciliano antico. Il disembigatore inutile non fu del tutto inutile, perché comunque mi diede l'allerta di fare un controllo. Sì, però allo stesso tempo il disambiguatore in questo caso è da eliminare, sarà eliminato dal prossimo corpus, diciamo. Quindi, ecco, questo rientra, diciamo, tra le cose da segnalare. Magari nella voce poteva essere interessante, non obbligatorio ma interessante, fare una noticina in cui si diceva che le forme siciliane si sono stabilite come femminili sulla base del singolare, eccetera. Ma infatti nella voce Aurelio giustamente credo che l'abbia fatta, eccolo qua, contesto 10, eccolo qui. Mi perdonerà Aurelio se sto facendo gli esempi su nuvola, ma devo dire che il principale responsabile di questa situazione sono io, nel senso che da tempo avevo promesso ad Aurelio di occuparmi dei problemi di nuvola, nebbia, nebula, ed è passato troppo tempo e cercando di occuparmene nei giorni scorsi ho unito, diciamo, la preparazione del seminario alla preparazione all'esame dei problemi di nuvola. L'altro problema, dicevo, riguarda, torniamo in accumulatore, vediamo se, eccolo,
No, questo era... Adesso sono... Scusate. Allora, il problema di... era nuvola, se non ricordo male, che ha associato due lemmi. Nuvola e nuvolo. Eccolo qui. Comunque è un problema che sarà molto difficile risolvere, Diego, perché nebula, nebbia, sono allotropi e allo stesso tempo si mantengono contigui sulle forme latineggianti, per cui... Infatti, ma probabilmente la soluzione corretta, che grosso modo è stata rispettata nel modo in cui sono state fatte le voci, cioè sarà di dare una divisione su base semantica. Certo che sì, certo che sì. Allora, vediamo qui che per la forma nuvola, allora ci sono contesti che sono senz'altro inequivoci, esempio il terzo di Dante, quando un nuvola che non dà problemi. In altri casi, viceversa, abbiamo per lo più testi toscani, in tutti i testi toscani ovviamente sempre maschile. L'unico contesto che ha lemmatizzato nuvola è in Bonvesina. Allora, qual è qui l'ipotesi più economica? Che sia una forma di nuvola o di nuvolo? Ora, se pensiamo al milanese e al fatto che tra le vocali O e A, A non cadeva, è molto più probabile che qui ci troviamo di fronte ad una forma di nuvolo. Di conseguenza questo sarà un contesto di cui va cambiata la lemmatizzazione e andrà lemmatizzato nuvolo SM e andrà tolto dallo 01 di nuvola. Ecco, ho finito con nuvola, finalmente per voi. E adesso vediamo... Allora, un caso reale che è successo qualche settimana fa e che riguarda quel processo che dobbiamo mettere in atto quando scegliamo di farci assegnare delle voci da Rossella e che riguarda, diciamo, quella fase preliminare che ci porta alla individuazione delle voci di cui vogliamo chiedere l'assegnazione. I passaggi, diciamo, di questa ricognizione preliminare sono tre. Una consultazione, diciamo, preliminare dei corpora e del vocabolario. Occorre poi consultare Ready Web per vedere se la voce è già assegnata e come è stato sistemato articolato il materiale e poi bisogna anche fare una ricognizione preliminare dei principali strumenti etimologici e lessicografici per vedere se ci sono eventuali problemi. Allora, parto dalla consultazione di Reddy Allora, per Reddy io vi consiglio sempre, spesso non sono conosciuti, Reddy ha dei caratteri jolly. Allora, il percento è ciò che equivale in gatto web all'asterisco, quindi qualsiasi stringa. E l'underscore, viceversa, cerca un carattere qualunque singolo. Quindi equivale al punto di domanda. La particolarità di Reddy è che è sensibile agli accenti, per cui se cerchiamo opera, e mettiamo voci, non troverà, scusate perché era, adesso lo riaggiorno, perché quando Reddy si... Allora. Non viene a riaprirlo. Ha rilanciato. Allora, se cerchiamo pera,
non troviamo né pera né pera. Se però usiamo l'underscore, troviamo alla fine, perché gli accenti li ordina alla fine, troviamo sia pera che pera. L'accentazione di Reggio ovviamente è regolata sulla base delle norme del trio, per cui bisogna fare attenzione a questo aspetto, perché non è sempre facile trovare tutti gli elementi che si trovano. Però io lo consiglio sempre, consiglio di utilizzare Reddy al posto dell'Emmario per due ragioni, almeno per chi lo usi per la redazione del trio, cioè che il Emmario in primo luogo è aggiornato solo periodicamente, mentre Reddy è aggiornato quotidianamente. E l'altra ragione che è fondamentale è che Reddy vi dà tutta una serie di informazioni sullo stato della voce, se per esempio è già stata inserita, è già stata avviata la revisione, quindi in qualche modo significa che l'entrata diciamo, è già stata ampiamente discussa, eccetera. Ecco, quindi vediamo adesso, partiamo con la voce stilla, famiglia di stilla e stillare. Facciamo una ricerca per cento, stilla per cento, e qui intanto ci facciamo finta che Matteo Luti non abbia già avuto assegnate le voci, ma che il segmento di stilla e stillare fosse libero. Allora, qui ovviamente intanto in questo modo possiamo vedere le voci che appartengono alla stessa famiglia con un diverso prefisso, e quindi potranno esserci utili eventualmente per prendere spunto su come articolare da un punto di vista semantico la voce. E poi facciamo anche una breve ricerca in gatto. Analoga a quella che abbiamo fatto in Reddy. Mostriamo anche le forme e le ordiniamo per lemmi. Allora, qui noi scorriamo le forme che potrebbero interessarci, e qui cominciamo a vedere che sotto il lemma instillare abbiamo anche delle forme del tipo istillare, che potrebbero in realtà essere banali forme prostetiche di stillare. Di conseguenza abbiamo individuato un primo problema che potrebbe riguardare le voci, la famiglia di stillare. Selezioniamo anche poi gli altri contesti, stillante, un giorno dovrò dire ad Andrea se è possibile inserire il blocco selezionati anche in Gatto Web. Vediamo che il problema se l'era posto anche il lemma stillare, perché abbiamo un altro disambiguatore che, esattamente come prima per nuvola, insinuava il dubbio, ma questi contesti sono di stillare o di instillare? E arrivati alla fine, finalmente copiamo in accumulatore. Allora, se adesso selezioniamo, ora rimproverio, che
Allora, facciamo così, svuotiamo tutto, torniamo ad elementi localizzati e copiamo in accumulatore. Selezioniamo tutto e con non lemmatizzate diamo una prima ricognizione generale agli esempi, magari concentrandoci proprio su quegli esempi che presentavano quel disambiguatore. Ecco qua, item instilla in dell'orecchio da quella parte ove lo dolore al dente lo succhio della bieta. Vediamo anche altri contesti. Sempre in un testo medico, stillare per instillare. Passiamo alla pagina numero 2. Qui abbiamo sempre contesti di stillare. E poi qui, per esempio, cominciamo a... Ecco qui. Abbiamo un esempio in cui instillare è lemmatizzato come instillare. Tra l'altro si noti nel testo successivo stessa forma, qui evidentemente interpretata come un caso di prostesi, lemmatizzato come stillare. Allora, abbiamo individuato che esiste un problema. Andiamo a vedere a questo punto però anche la voce instillare. E qui vediamo il significato, l'etimo è instillare, dal latino instillare, vediamo i vari significati, versare a goccia, immettere, introdursi poco per volta, infondere, far penetrare nell'animo poco a poco, cadere goccia a goccia. Vediamo anche se ci sono delle annotazioni, ma non c'erano. Fai vedere le forme. Ecco qui, queste sono le forme. Allora, ci sono sia forme con la nasale, insta, sia forme senza nasale. E la cosa interessante è che se noi clicchiamo sul gattino, possiamo notare che... Cosa è successo? È successo che il redattore si è fondato sulla lemmatizzazione esistente senza problematizzarla. Allora, per problematizzare la lemmatizzazione esistente dobbiamo cominciare anche a farci un'idea. Abbiamo cominciato a vedere che nella lemmatizzazione ci sono contesti lemmatizzati diversamente a fronte della stessa forma. E che in particolare le forme problematiche sono queste forme del tipo ist, che a volte sono lemmatizzate instillare, altre volte sono lemmatizzate stillare. Allora facciamo un po' un quadro prima etimologico e poi lessicografico sulla base degli strumenti. Scusa, una domanda, ma non prendere mica tutti i problemi etimologici esistenti e non lasciando nessuno a me da trattare per 2 settimane? Però purtroppo abbiamo talmente tanti problemi etimologici che abbiamo Quindi problemi. Quindi ok. non. A ciascuno il suo. No, non angustiarti, ci saranno sicuramente problemi anche più. Cioè, questo è un problema semplice. Tutto sommato. Allora, prendiamo in mano il DALI 2, allora sotto la voce stilla. Allora, stillare, mandare fuori a stille, distillare,
L'etimo viene dato ovviamente da stillare. Instillare, l'etimo è instillare, versare goccia a goccia, ispirare a poco, qui cominciamo a capire che la distinzione, diciamo, che sta alla base probabilmente di questa, anche di questa differenza di trattamento nell'olematizzazione, è che è stato dato peso al significato, nel senso che i contesti che significavano inserire, a prescindere dalla presenza o meno della nasale, venivano considerati come instillare, e viceversa i contesti in cui che significavano mandare fuori erano sotto stillare. Vediamo, ovviamente gli strumenti etimologici sono il deli, due, il dei. Il deli non ci dice molto, e andiamo poi a vedere il nocentini, che regolarmente da stillare, dal latino stillare, e instillare dal latino instillare. Facciamo un passo in avanti e cominciamo a vedere, dare un'occhiata alle strumenti lessicografici di riferimento. Qui, vabbè, passo direttamente dall'altra parte, perché così uso il sito del progetto più a mio agio. Allora, ecco qui, stillare, prima guardiamo in stillare. Per comodità e per brevità guardiamo prima il battaglia, guardiamo solo il battaglia, diciamo. Ecco qui. Allora, cominciamo. Allora, qui cominciamo a vedere anche, diciamo, da dove arriva l'idea che certe forme del tipo instillare potessero stare sotto instillare, perché il battaglia le segnala come varianti di instillare. Facciamo una rapida ricognizione sui significati: lasciare cadere poco a poco, versare a stille, infondere, far penetrare nell'animo. Voltiamo pagina. Fare piangere. Allora, qui, e poi cadere, scorrere goccia a goccia, stillare. Cioè, instillare voleva dire lo stesso di, poteva significare anche lo stesso di stillare. L'etimo ovviamente è instillare. Adesso passiamo a stillare. Facciamo una rapida, diciamo, rassegna dei significati che dà il battaglia: sottoporre a distillazione, far passare goccia a goccia, versare goccia a goccia,
mandare fuori, emettere, goccia a goccia, lasciar cadere, eccetera. Allora, cosa abbiamo ricavato da questa ricognizione alla buona, preliminare, che ovviamente bisogna fare con più attenzione? Che in qualche modo c'è stata nella tradizione lessicografica, nel Battaglia in particolare, questa interpretazione di queste forme prostetiche del tipo instillare come forme di instillare, ma abbiamo anche visto che nello stesso Battaglia i significati, un significato di instillare è lo stesso, ricade sotto stillare. Conseguenza di questa ricognizione è che per la nostra voce stillare la soluzione ovviamente migliore potrà essere questa qua, cioè quella di far ricadere tutte le voci, tutte le forme del tipo insta sotto instillare e viceversa trattare sotto stillare anche tutte le forme con prostesi, perché è l'ipotesi di gran lunga più economica. Questo ovviamente fa sì che si debba rivedere, riprendere in mano anche la voce instillare, apportando alcune lievi modifiche, spostando gli esempi da instillare a stillare. La domanda è: il TLIA quota 46.000 voci, un vocabolario anche da rivedere? Purtroppo sì, nel senso che più andiamo avanti con il completamento del TLIO, che è un vocabolario empirico che è nato, diciamo, che ha fatto del pragmatismo, diciamo, una delle sue caratteristiche. Ovviamente nel tempo, quando arriviamo a completare le famiglie, ci possiamo voltare indietro e accorgerci che ci possono essere diciamo voci da sistemare più o meno intensamente. Molto spesso troveremo delle soluzioni di compromesso, in altri casi correggeremo gli errori veri e propri. Bene, io direi Diego? Devo chiedere una cosa che è anche un po' per tutti. Tu hai presentato in questo caso di stillare e instillare, uno di quei casi in cui le eventuali incongruenze nella lemmatizzazione pongono un problema e pongono quindi la necessità di affrontarlo. In questo caso si trattava della dispari distribuzione di instillare sotto un lemma e sotto un altro. Però potevano porsi anche altri casi, che tutti gli instillare fossero sotto instillare o che tutti gli instillare fossero sotto stillare. Nel caso in cui stabilito che preferenzialmente, non so se ottimalmente, ma penso di sì, comunque instillare sia sotto stillare, se fossero stati tutti sotto instillare, il redattore, il richiedente voci o il redattore avrebbe potuto non porsi affatto il problema. Avrebbe potuto pensare: la lemmatizzazione è perfetta perché non c'è nessuna incongruenza. Questo dovrebbe spingere in ogni caso il redattore o richiedente voci, diciamo, a porsi comunque il dubbio e quindi fare comunque questo processo di verifica, non solo in presenza di incongruenze, ma in presenza anche di congruenze. Sbaglio? Infatti, la forma mentis migliore è senz'altro quella che per cui è quella critica, per cui non ci si può, come dire, fidare. Occorre sempre stare con le orecchie alte, perché purtroppo anche le apparenti congruenze possono in realtà nascondere dei problemi. Forse bisogna sempre ricordarsi che il lavoro di lemmatizzazione è un lavoro stratificato nel tempo, negli attori, e che comunque
anche poi è stato fatto in presenza di più o meno testi nel corpus e che comunque nei problemi linguistici è più facile che vi sia problema che non soluzione. Insomma, ma io aggiungo senso. Una cosa, Zeno, bisogna sempre ricordarsi che la figura che vede più da vicino la documentazione non è l'emmatizzatore, ma è il redattore. Quindi è responsabilità precipua del redattore muoversi, come abbiamo visto, tra corpora, il lemmario, le fonti lessicografiche e etimologiche. Ed è il redattore sia Mefistofile, lo spirito che nega, lo spirito che fa sempre il male, arriva sempre al bene. Ecco, per poi uscire dalla terra. Ein Teil von jener Kraft stellt das Böse, tut uns jetzt das Gute schafft. Bene, io avevo anche delle schede su Scintilla, ma lasciamo perdere, diciamo. Quindi interrompo la condivisione. Bene, ecco. Apriamo il dibattito. Se c'è dibattito, perché potreste anche essere già tutti morti, a parte Zeno che è abituato a resistere. Io sono morto da me. No, invece è interessantissimo, se posso cominciare io, insomma, invece è stata un'ottima occasione per... non si creda che queste cose riguardino soltanto i neofiti o chi ha poca esperienza, in realtà sono problemi che valgono anche per chi fa voci da molto tempo e si tende per lo più a dimenticare che c'è un fondo turbolento nelle acque del nostro corpus e anzi da quel fondo turbolento talvolta possono venire fuori voci nuove, migliorie alla lemmatizzazione, ma soprattutto voci fatte bene. Qui è un seminario che è servito innanzitutto a me perché mi sprona a fare queste cose in maniera a tappeto, non soltanto quando mi viene l'idea di controllare, insomma. Sì, perché i problemi sono gli stessi da sempre, insomma, abbiamo migliorato moltissime cose, abbiamo tantissimi strumenti, tantissima esperienza adesso, però quando si arriva ad affrontare un corpus antico siamo sempre lì. Siccome siamo un moderatore e non c'è certo bisogno di un moderatore. Matteo, prendi la parola direttamente. No, ma non so, perché ora questa cosa di Stilla chiaramente sarà anche il caldo, non mi ricordo bene, però per sottolineare, diciamo, la soluzione che poi abbiamo adottato sul tuo appunto suggerimento, e mi pare che ci fosse un'occorrenza in cui diciamo non ci veniva in aiuto il rapporto tra testo latino e esito volgare, perché mi pare che ci fosse un boccaccio, me l'avevi poi sottolineato anche tu nel nostro poi scambio mail, in cui a un latino, una base latina instillare corrispondeva a un esito invece instillare, quindi senza la N appunto del latino, e che noi quindi abbiamo sistemato sotto stillare a questo punto. Quindi a volte anche, come dire, il gioco tra esito volgare e presunto modello latino a volte non ci soccorre, ecco, comunque va problematizzato anche quello, mi fa, giusto per lanciare così una cosa che mi è venuta in mente. Diego, microfono.
Da un punto di vista filologico si potrebbe aggiungere che in qualche caso, in una nota dello 06N, che alcune forme di prostetiche potrebbero essere in realtà casi di omissione del titulus, ma la divisione tra instillare e stillare, con tutte le forme prostetiche sottostillare, mi sembra insomma... Ma io sarei in realtà, non nella lemmatizzazione, ma nella voce, lascerei un po' più aperto il dubbio. Apro adesso a casaccio, in Google Libri, cerco instillare e trovo che nel 1937 le compresse calde, l'istillazione di atropina all'1%. Siamo sicuri che istillazione non faccia... Diciamo che non apre la stessa forchetta di iscrivere e inscrivere, per cui iscrivere è difficilmente prostesi di scrivere, ma è probabilmente proprio, per cui forse nella voce si potrà mettere il dubbio che non in tutti i casi è certo, perché è ben possibile che sia esistito comunque. Questa, erano meno grammatici di noi da un certo punto di vista, i nostri scrittori antichi, e comunque non facevano lemmatizzazione. E quindi forse lasciare un po' aperta nella voce il dubbio per il lettore, forse risolve. La lemmatizzazione forse può essere più netta alla necessità di esserlo di quanto lo sia poi la redazione. Sbaglio? Ma io direi che addirittura spesso noi facciamo un vocabolario antico che però è proiettato sul moderno. Per noi oggi stillare e instillare sono due lemmi, ma molto spesso il caso emblematico di patrono e padrone, se noi ragionassimo soltanto con l'ottica antica, noi avremmo dovuto fare una voce unica per patrono e padrone. E probabilmente anche, non so se per instillare la stessa cosa, perché in realtà spesso quando c'è la nasale il valore di in è veramente semantico in quel caso, cioè esprime un valore locativo forte. Ci sono viceversa però i casi in cui abbiamo stillare, in cui comunque quel valore locativo c'è, anche se è raro, però c'è. Io avevo alzato la mano prima, poi il programma mi ha detto, sembra che ha negato che mi era bastato il programma, ma ora chiediamo, volevo dire una cosa a proposito di quello che succede a volte in sillaba iniziale, che poi in un certo senso è parallelo a quello di stilare, in certo modo. Perché mi ricordo, parlando un paio d'anni fa con Stefano Asperti, che stava pianificando un articolo che poi non ha mai scritto, per cui facciamo delle ricerche, vedemmo che c'è tutta una serie, non è analogo a instillare, perché è il problema di rim e ri. Invece c'è tutta una serie di verbi dove fiorentino sembra dimostrare una tendenza di metterci la nasale, che non sempre riesce a cambiare o a influenzare le semantiche, come se fosse proprio una predilezione per certe forme. Avete presente al cuo gentil, ripara, rimpaira, questo qui. Quelle M, quelle N che si trovano nel rim, rin, non sempre hanno un vero valore e creano problemi ben rognosi, analoghi a quelli che Diego così bene ha esposto qui. E io credo che lì, per esempio, potremmo stare a discutere per ore quale sia il valore di quella nasale, se abbia un valore, perché a volte proprio è come se avesse una predilezione per una certa struttura sillabica. Beh, io trovo che un tal Penso nel 2000 ha fatto una edizione di testi medici e nella sua parte, in italiano moderno, c'ha due volte instillare un farmaco e una volta instillare un farmaco, per dire. Stessa persona. Sì, per cui mi sa che il problema è, come dire, non va risolto in maniera rigorosa nella lemmatizzazione, perché c'è bisogno di avere dei parametri rigorosi, ma nella voce io comunque segnerei che non tutto è possibile, poi insomma
toccare al redattore avere o non avere questa sensibilità a seconda di come la pensa lui. Però così è un po' come la questione di nuvola, nebula, che insomma che, con Aurelio poi ne abbiamo parlato, ed è, secondo me, ha fatto benissimo poi il modo in cui ha trattato i materiali, però è un problema che si sa che non è risolvibile in modo rigido come occorre fare quando alla fine di un processo critico si dà una forma alle cose, però non è che le cose abbiano quella forma. Va suggerita una forma, ma le cose non ce l'hanno. Per cui quando hai che una nebula è una nebbia, e quando hai che magari, adesso non mi ricordo se sia possibile, ma con asterisco, che una nebbia è una nuvola, è lì le cose, insomma. Però l'importante è quello che Diego ci ha mostrato perfettamente, è che dobbiamo farlo questo lavoro quando facciamo le voci, se no invece di risolvere problemi, non solo non risolviamo problemi pregressi, ma ne creiamo di successivi. Diego, non ti si sente. E possiamo chiudere? E chiudiamo. Bene. Vi ringrazio. Grazie Diego. Credo che Elena volesse dire qualcosa, però ha il microfono. No, c'è cioè Maria Francesca con la mano alzata. Ma... Anche Elena aveva alzato la mano e ha scritto. Sì. Ma Elena ha detto che voleva dire la stessa cosa che ha detto Diego. Ah, ok. Scusate, stavate per chiudere, quindi non è necessario, però non so neanche se è in programma. Forse ne potrebbe parlare Elena, vedete un po' voi. Ma vuoi dire qualcosa, Diego, della questione delle forme non univerbate? Cosa c'è da cercare? Cosa hai da segnalare alla lemmatizzazione? Insomma, come la questione incrocia la redazione e anche ovviamente la lemmatizzazione, se non c'è da perdere tempo ovviamente su questa cosa, che è un argomento a sé, insomma. E... no, scusate, magari io intervengo un attimo, io mi rimbomba. No, dicevo, visto che siamo in chiusura, Diego ha impostato il suo intervento in maniera, insomma, un po' diversa, magari ne parlerò io la prossima volta. Che dici? Benissimo, sì, ok. Bene, allora per le poliremmatiche, o meglio, su quelle le poliremmatiche che diventano voci, diciamo, per quelle parlerà Elena la prossima volta, va bene? Io ho un'altra domanda, se è possibile, piccolissima, magari anche in questo caso non sarai tu a rispondermi, magari Elena la prossima volta. Io ho nel mio carniere da anni, che non ho ancora toccato, la voce via, ok? La lemmatizzazione pare che sia da rivedere. In un caso come quello lì, che fa il redattore? Si mette a rivederla lui, oppure aspetta che la riveda qualcun altro, oppure si lavora in collaborazione, su quali parametri al limite uno si mette a lavorare? Qual è l'idea? Allora, se io dovessi fare via, e non lo farò perché non sarei mai così ardimentoso. Ma mi è stata assegnata, che ero ancora bambino. Ecco, allora, bisogna prima fare una ricognizione sui composti di via e quindi selezionare quali sono i composti tipo tuttavia che faranno voce e quali viceversa non faranno voce. E per evitare di citarli sotto la voce via, perché ovviamente su tuttavia è banale, ma quando poi cominciamo su parole come vie più,
lì ovviamente via maggiore, cose del sì, genere. Sì. Via, ecco, via poi maggiore. Hai via e anche vie, vie più, via più, via maggiore, eh sì. Vabbè, ok. La lasceremo ai nostri posteri, dai. È lo stesso problema, per esempio, di D. Bene, direi che possiamo salutarci. Allora, ringraziamo Diego. Anzi, grazie, grazie Diego. Grazie Diego, bravissimo. Molto utile, grazie. Grazie Emiliano. E, va bene, allora la settimana prossima con il seminario di Elena e poi la settimana successiva con Per sulle etimologie. Quindi facciamo la seconda parte del che sei lematizzazione. Va bene. Bene. Ciao, ciao. No, ciao. Grazie Diego, ciao a tutti. Grazie Diego, ciao a tutti. Ciao Cristiana.